Sportivi Marchigiani, buonasera e bentrovati a settimo appuntamento con noi dilettanti. Questa trasmissione nella quale cerchiamo di parlare del calcio dilettantistico marchigiano, dalla promozione d'eccellenza fino alla prima, seconda e terza categoria. Ringraziamo l'Hotel San Paolo che ci ospita dall'inizio di quest'anno e lo farà per tutta la stagione e naturalmente ringraziamo anche gli sponsor che grazie alla loro collaborazione potremo portare avanti questa nostra iniziativa che sta riscuotendo un discreto successo. Siamo visibili, come sempre ripeto, su naturalmente sul nostro sito quelliche.net, ovviamente su YouTube e poi anche sul digitale terrestre, canale 111 di TVRS Marche, il mercoledì sera alle 22.30 e poi replica il giovedì alle 13.30 e il pomeriggio alle 18. Stasera spazieremo dalla promozione fino alla terza categoria, passo a presentare gli ospiti che gentilmente sono venuti a trovarci questa sera. Abbiamo qui con noi Vincenzo Mora, allenatore della Nuova San Giorgese, terza categoria, Girone L. Buonasera. Domenico Gobbi, dirigente del Montalto, prima categoria, Girone D. Buonasera. Alessandro Andolfi, direttore sportivo del Porto Potenza, promozione, Girone B. Buonasera a tutti. E Rossano Tartari, direttore sportivo dell'Aurora Treia, promozione, Girone B. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Iniziamo questa nostra serata, ho qui vicino a me Vincenzo Mora, lo ringrazio per esserci venuto a trovare, già l'anno scorso con piacere l'abbiamo ospitato nella nostra prima edizione, è tornato qui in veste di allenatore di una capolista, anche se parliamo di terza categoria, però Vincenzo il calcio è sempre calcio, dalla Serie A alla terza categoria, allenatore della Nuova San Giorgese, state facendo molto bene, venite da una bella vittoria, siete in testa alla classifica, quindi cosa chiedere di più? Ma c'è tanto da dire perché San Giorgio sta vivendo un momento difficile, forse voi cominciate un percorso che vi porterà, vi auguriamo nel corso degli anni, a riportare un po' di calcio di un certo livello a Porto San Giorgio. Allora innanzitutto ti ringrazio dell'invito, è sempre un piacere stare con voi tra amici che si conoscono da tempo. E riguardo al campionato in corso, sì, sabato col tirassegno abbiamo vinto e praticamente li abbiamo superati in classifica, ora siamo in testa noi a 21 punti, loro stanno a 19, poi c'è l'USA Santa Caterina a 18 con Fermo a 18. E a San Giorgio si sta un po' riaccendendo l'entusiasmo, e la società vuole fare le cose per bene, vuole risalire. Io abito a due passi dal campo sportivo, anche se sto fermo, ma di fatto abito a 3 chilometri dal campo sportivo di San Giorgio, per cui sto dentro casa, ma per me fare la terza categoria o la promozione o qualsiasi altra categoria cambia poco mentalmente, l'impegno è sempre massimale, quindi cerchiamo di ogni volta di dare il meglio di noi stessi. Senti, io ho accennato prima nell'introduzione e prima anche a microfoni spenti quando ci siamo salutati al tuo arrivo. Forse è ora che a San Giorgio riparta un po' di calcio vero, perché la San Giorgese ha vissuto tanti anni, poi San Giorgio è una bella cittadina, adesso purtroppo c'è una seconda categoria pur buona con il Borgo Rosselli, un paio di terze categorie, obiettivamente per una città come Porto San Giorgio è un po' pochino, no? Sì, è poco. Sono convinto che con questa società, col nuovo presidente Frontoni, tutti i soci sono tutti trentenni, praticamente una società costituita da composta da 4, 5, 6 persone di 30 anni, quindi il futuro è proprio davanti, certo. È inevitabile. E con loro c'è il direttore Egidio Papi, che tu conosci benissimo, e io pure conosco da una vita, mi ha chiamato lui tra parentesi in questa avventura. E per cui sicuramente le basi per poter cercare di risalire con calma, perché dalla terza arrivare al calcio che conta ci vuole un po' di tempo, però le basi sono state gettate sicuramente. Vicino a Vincenzo c'è Domenico Gobbi, lo ringrazio anch'esso perché anche lui torna per questa seconda edizione, era stato nostro ospite anche l'anno scorso. Domenico è un dirigente del Montalto, il Montalto disputa il campionato di prima categoria Girone D, diciamo grosso modo il campionato Ascolano-Fermano viene così individuato. Come valuti questo inizio di campionato, Domenico? Il Montalto ha sofferto un pochettino, poi adesso si viene da una sconfitta, ma ci poteva stare contro una delle grandi favorite che è il Montottone. Come stai valutando questo inizio di campionato del Montalto, ma in generale della prima categoria Girone D? Tu che sei un attento osservatore che segui il calcio dilettantistico da tanti anni. Beh, un inizio abbastanza difficile, complicato, come d'altronde anche negli anni passati. Non è che non abbiamo mai avuto delle partenze brillanti, abbiamo sempre sofferto, quest'anno in particolar modo abbiamo rinnovato abbastanza la rosa, magari perdendo giocatori esperti o di un certo valore,
quindi ricostruire, ripartire. Secondo me abbiamo perso qualche punto per strada malamente. La sconfitta di sabato ci può stare, anzi c'è, perché il Mondottone è una gran bella squadra che ha strameritato sicuramente la vittoria. Fa male il modo, perché proprio all'ultimo secondo dei 4 minuti di recupero, che forse potrebbero essere già stati, che erano già scaduti, comunque onore al Mondottone per la partita scorsa. Riguardo a queste 10 partite, sì, come dicevo, abbiamo cambiato tanto, abbiamo avuto magari diverse perdite per la strada, per infortuni, magari da gente su cui facevamo molto affidamento, gente, giocatori esperti, certo, giocatori di valore, che purtroppo il mister non è riuscito mai a schierare la stessa formazione per due partite di fila. Anche sabato scorso avevamo diversi assenti e dopo 20 minuti sono venuti a mancare per infortunio due giocatori esperti come Stoppo e Cicchi, e oltre alla squalifica di Ciotti, che è il nostro realizzatore fino a questo momento. E comunque, ecco, abbiamo incontrato difficoltà e speriamo che arrivino tempi migliori a superare questo periodo. Senti, da voi per diversi anni Carosi è stato un punto di riferimento, il centravanti. Adesso quest'anno averlo perso, lui ha scelto di andare a giocare giustamente, voglio dire, con il Porto d'Ascoli, che è una della squadra che probabilmente mira a vincere questo campionato. Sentite particolarmente la mancanza, oppure magari è stata assorbita più, pensavate peggio, insomma, ecco, per essere precisi? No, beh, infatti, come dicevo prima, abbiamo perso dei giocatori di valore, non avevo fatto il nome, però ecco, Carosi è sicuramente la persona che fino a questo momento ci sta mancando. Non a caso lui è capocannoniere, fra l'altro, ecco, è capocannoniere del campionato, ha scelto dopo tanti anni di militanza, perché un altro è stato 6 anni, se non sbaglio, non vorrei dire cavolate, sì ma 5-6 sicuro, e ha scelto una piazza dove poter ambire a vincere un campionato. È giusto che sia così per un ragazzo bravo, umile come Matteo, quindi ecco, questa assenza si è fatta sentire, perché magari rimpiazzarlo non è stato facile, non siamo riusciti a rimpiazzarlo con una persona del suo del tipo di giocatore, per quel particolare ruolo che ci ricopriva. Abbiamo rimpiazzato con altre persone, costretti anche a cambiare un po' il modulo di gioco, perché la punta fisica che teneva la palla, faceva salire la squadra, a due punte agili, giovani, certo, minute fisicamente. È diverso, insomma. È diverso, cioè è stato diverso, è stato dovuto impostare un gioco diverso per queste caratteristiche, che magari fino a questo momento hanno pagato in modo minore. Certo. Vicino a Domenico c'è Alessandro Andolfi, lui è la prima volta che ci viene a trovare. Parliamo di Porto Potenza, promozione Girone B, il direttore sportivo. Questo Porto Potenza all'inizio magari ha sofferto un pochettino, anzi ha sofferto proprio veramente per qualche domenica. Soprattutto. E poi adesso però, voglio dire, toccando tutto il ferro possibile e immaginabile, mi pare che in qualche maniera vi state tirando un pochettino fuori dalla situazione più spinosa. Non a caso adesso venite da un pareggio, sì, casalingo, però col Trodica, che insomma è una squadra almeno accreditata di grosso prestigio. Come vi state organizzando in questo inizio di campionato? Pensavate di partire un pochettino meglio, oppure magari state, dice, grosso modo, i punti che ci abbiamo sono quelli che ci meritiamo? Ma sicuramente pensavamo di partire meglio. La squadra è nuova per 8-11, quindi mister nuovo, tutto nuovo, quindi purtroppo pensavamo che ci fossero delle difficoltà, ma no, fino a questo punto, anche perché secondo me, e no perché la squadra l'abbiamo fatta insieme al mister, ma secondo me la squadra è buona. Ma sì, leggendo la formazione, quindi, insomma, non si direbbe una bella squadra. Sì, sì, secondo me sì, sulla carta noi speravamo di più, però il calcio è bello per questo, no? Ci stanno delle annate che vanno bene e annate che vanno male. Purtroppo quest'anno siamo partiti con questo handicap, sarà un anno, speriamo, no, però... Ma da cosa pensi sia dipeso questa partenza così un po' a ritmo ridotto? Avete individuato le cause magari che vi hanno portato a una partenza così difficile, oppure fatalità, il caso, oppure una serie di circostanze? Avete individuato, voglio dire, effettivamente la causa? Ma noi, come ripeto, abbiamo lo staff tecnico nuovo, quindi forse può essere anche dovuto a preparazione nuova,
metodi di allenamento nuovi, quindi non, cioè il campo ce lo dirà solo il campo. Per adesso stiamo facendo discretamente bene, 4 partite che non perdiamo, esatto. Quindi fondamentalmente la squadra, ecco, però ci vorrebbe anche una vittoria a casa che dall'inizio del campionato che non viene, quindi che è quella che vi potrebbe far fare il salto di qualità, esatto. E magari uscire da un momento di esatto. difficoltà. Giochiamo meglio fuori che in casa, secondo me. E quindi, ecco, magari quando riuscite a trovare il giusto assetto casalingo, forse fate quel salto di qualità. Chi non ha trovato particolari difficoltà in questo nuovo campionato è sicuramente l'Aurora Treia. Abbiamo qui stasera Rossano Tartari, lo ringrazio per esserci venuto a trovare, la prima volta che viene a trovarci. E fino a qualche settimana fa si parlava dell'Aurora Treia come la grande sorpresa del campionato di promozione. Adesso non è più il caso di parlare di sorpresa, siete in testa alla classifica e non vi voglio dire, al di là degli obiettivi che saranno per carità tutto quello che volete, però non è più il caso di nascondersi. Credo che l'Aurora Treia sia una squadra importante del campionato di promozione, non è più una sorpresa, ormai comincia a essere una realtà. Diciamo che non vorrei parlare di sorpresa per il fatto che finora i punti che abbiamo fatto li abbiamo meritati sul campo, dovendo lottare di più di quello che devono fare le altre squadre che sono più attrezzate di noi. Siamo comunque una sorpresa perché l'obiettivo iniziale era quello della salvezza, l'obiettivo rimane tale perché comunque ci sono squadre attrezzate che sono lì vicino e in testa ci siamo stati anche la quinta giornata, ci siamo adesso che è la decima, quindi fa sicuramente piacere, vuol dire che stiamo facendo bene, però bisogna continuare perché naturalmente il campionato è lungo e ricco di insidie. Voi venite da una vittoria rotonda contro la Settempeda, questa Settempeda neopromossa era stata accreditata all'inizio non tra le favorite però come una squadra che potesse fare un gran bel campionato, è partita discretamente e poi adesso sta attraversando, che impressione ti ha fatto nell'ultima di campionato? Bisogna anche dire che in questo momento sta pagando le assenze di alcuni giocatori importanti perché comunque in difesa mancavano Mulinari, Passarini, quindi sta pagando un po' le assenze. Sicuramente mi aspettavo un po' più di cattiveria dal punto di vista agonistico all'interno del campo da una squadra che veniva da diverse sconfitte consecutive, invece è mancata un po' in personalità nella partita contro di noi, secondo me, ecco, pur dando l'alibi delle assenze. Tornando a Vincenzo, a questo discorso della nuova Sangiorgese, anche se poi siete ripartiti da poco, lì la situazione adesso è in evoluzione, come dicevamo prima, come vi state strutturando? Prima accennavamo a microfoni spenti, avete già qualcosa di settore giovanile? Illustraci un pochettino quello che è il movimento che si sta sviluppando attorno alla nuova Sangiorgese. Allora, di settore giovanile ci sono solo gli allievi, che sono l'unica squadra che è rimasta dallo scorso anno, quando era pure nuova Sangiorgese, però insomma portata avanti come hanno potuto. Quindi settore giovanile solo allievi. Adesso tutto ruota intorno alla prima squadra, l'entusiasmo si deve ricreare facendo, riportando a buoni livelli la prima squadra. Poi a Porto San Giorgio c'è il problema degli impianti sportivi, noi ci alleniamo e giochiamo al campo vecchio, che è un campo abbastanza insomma datato, per cui sento parlare lì dai dirigenti che entro un paio d'anni ci sarà un nuovo impianto a Porto San Giorgio, un impianto che dovrebbe essere in sintetico. E allora, ecco, fino a quando non ci sarà un impianto dove poter proprio vivere quotidianamente, sarà difficile far ripartire il settore giovanile, ma tutto sempre a seguito di una rinascita della prima squadra. Sì, beh, è chiaro che la prima squadra che va bene, che crea entusiasmo, crea risultati, poi alla fine si riesce a ricreare qualcosa di importante, no? Credo che sia... Sì, la società credo che non a caso abbia chiamato Egidio Papi, il direttore sportivo, intorno a lui si stanno muovendo i dirigenti e sicuramente nel giro di anni, perché ovviamente, partendo da zero, qui parliamo di 3-4 anni, certo, 5 come anni minimo, non è certo che si può parlare dell'anno prossimo, si farà ben poco, ecco, quindi a lunga scadenza c'è questa idea e, come ripeto, la società è giovane, sicuramente la porterà avanti con grande spirito. Poi il pubblico si sta riavvicinando. E questo è importante. Si sta riavvicinando. Ho visto quasi 200 persone a vedere la partita di terza. Questo è il record. La prima partita in casa mi pare che c'era il custode e un paio d'amici. E un paio d'amici del custode. Per cui tutto sommato va bene.
Con Domenico affrontiamo un attimo il discorso del campionato di prima categoria che viviamo un pochettino tutte e due. Prima abbiamo accennato all'ultima di campionato che non è andata proprio benissimo, ma insomma, come dicevo, ci poteva stare. Questo ridimensionamento che c'è stato, Domenico, perché è inevitabile nel Montalto, ma in tante altre squadre, come può essere la Mandola, come può essere la Grottese, l'Offida, la stessa Monsanpietro, Comunanza, insomma, ormai sono squadre che si sono strutturate per fare questo campionato di prima, però con budget molto 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 limitati, insomma, rispetto agli anni scorsi si è scesi di tanto. Tu credi che questo abbia pregiudicato veramente il discorso tecnico-tattico, cioè il campionato, in poche parole, visto che ormai i budget sono molto limitati, si sta abbassando tanto il livello, oppure ritieni che siamo ancora più o meno come gli anni scorsi? Beh, sicuramente con il ridimensionamento di tante società, magari un calciatore di una certa qualità, un certo affidamento, magari hanno scelto altri lidi. Comunque sì, forse un po' è sceso, però non vedo tutto questo ridimensionamento a livello qualitativo. Assistiamo a partite di alto livello, perché anche sabato scorso, io parlo della nostra partita, e pur giocando con una squadra nettamente superiore alla nostra, sono visti 90 minuti di bel gioco, di bel calcio, e quindi anche altre squadre, ho seguito abbastanza questo campionato, ho visto anche squadre che con budget ridotti scendono in gambo e cercano di dare il massimo sia sotto il profilo della qualità sia sotto il profilo tecnico-tattico. Come si dice, il bisogno aguzza all'ingegno. Tu pensi che nei prossimi anni si potrà trarre vantaggio da questo ridimensionamento di quest'anno, cioè questo mettere dentro un sacco di ragazzi giovani, poi pensi che nel futuro possa essere un discorso valido, oppure poi si torna, magari non lo so, cambierà qualcosa? Ma sicuramente porterà un giovamento, perché magari società che hanno scelto la linea dei giovani, dei ragazzi, perché io ho visto quest'anno, vedo tanti 94, 93, 95, anche qualche 96 in campo, quindi magari non sarà quest'anno, ma dal prossimo anno, fra due anni, queste società che hanno fatto questa scelta sicuramente si troveranno avvantaggiate rispetto a quelle società magari che ancora continuano quello sulla vecchia strada, che poi magari, certo, ci sono società che magari hanno budget più ampi e quindi otterranno risultati ben per loro. Certo, ma questo è inevitabile, però credo che si vada verso un ridimensionamento abbastanza generale. Questo ridimensionamento nel campionato di promozione c'è, secondo te, sì, Alessandro? Secondo me sì, infatti noi abbiamo anche una squadra giovane, abbiamo un settore giovanile che abbiamo ristrutturato tutto quanto in toto, avendo fatto ne abbiamo parlato l'anno scorso, sì, che sono venuti altri dirigenti, so che avete un bellissimo settore giovanile. Sì, abbiamo più di 150 ragazzi, quindi quest'anno infatti l'allievi non li facciamo direttamente alla juniores, quindi alcuni dei giovanissimi hanno passato direttamente alla juniores, quindi abbiamo in prima squadra abbiamo tipo un paio di 97, quindi perché siamo stati costretti, quindi chi c'ha il settore giovanile, ecco, dovrebbe curarlo e tirar fuori da lì, insomma, quello che è la linfa vitale per il futuro. Tu sei favorevole, come diciamo sempre, ma chi ci segue lo sa, insomma, nel campionato di promozione ci sono due fuori quota, poi c'è sempre questa diatriba ogni anno se devono aumentare gli anni. Secondo te la soluzione adottata in questo momento dei due fuori quota così strutturati per te è quella giusta, oppure si potrebbe trovare qualche correttivo? Ma secondo me si potrebbe trovare anche qualche correttivo, perché già da quest'anno fuori quota 94-95 è stato quasi una tipo una beffa per molte squadre, che il 93 non è più fuori quota, quindi è dura, cioè 19 anni effettivamente è difficile, cioè come se fossi un giocatore anziano, quindi fondamentalmente per molte squadre che magari non hanno un 94-95 bravo sorge delle difficoltà sicuramente. Certo. Con Rossano tornerei a parlare sempre del discorso dell'Aurora Treia.
Voi accennavamo prima, quando ci siamo salutati, siete una società, diciamo così, a livello familiare, no? Tu sei il direttore sportivo, tuo padre è il presidente, c'hai un fratello che gioca, c'hai un sacco, è una società a livello familiare o ormai è qualcosa di più, insomma? Diciamo che è una famiglia vera e propria, perché tutti quelli che ne fanno parte, a partire dai giocatori, i tifosi che vengono sempre molto numerosi, ci sostengono, insomma c'è un'unità di intenti proprio fra società, allenatore, squadra. E al di là poi, ecco, delle parendele che ci possono essere anche all'interno della squadra stessa, insomma, quindi c'è proprio in questo momento una certa armonia e un'unità di intenti che ci fa andare abbastanza bene in questo campionato difficile di promozione. Voi già avete un buon numero di tifosi, voi siete una squadra di quelle che ha tifosi che la seguono con passione, e in promozione sì, ci sono delle tifoserie organizzate, qualcosa, però insomma la vostra è una di quelle numerose e che seguono la squadra con passione, mi pare, no? Sì, la tifoseria veramente per la squadra è il 12° uomo in campo, e proprio non è un modo di dire, perché ci hanno seguito già in prima categoria quando abbiamo fatto gli spareggi, anche prima, ci stanno seguendo dall'anno scorso pur facendo un campionato che naturalmente doveva essere di transizione, e comunque abbiamo raggiunto una salvezza anche l'anno scorso, quindi, e quest'anno ci stanno seguendo con ancora maggiore entusiasmo. Quello che manca purtroppo anche da noi sono un po' le strutture, ecco, in tutto questo bene che c'è, insomma, le strutture mancano, perché penso siamo l'unico campo di promozione che non ha una tribuna, quindi in queste giornate qua è difficile venire a vedere la partita, e questo mi dispiace per i tifosi, e così anche come i campi, perché nel comune non c'è un campo sintetico. Ad onor del vero è in programma anche questo campo sintetico, però ancora le carte sono sempre tante, se viene rispettato. Senti, un piccolo inciso per coloro che ci seguono e magari vogliono rendersi conto di più di quello che è l'Aurora Treia. Il comune di Treia ha diverse squadre, diverse strutture, voi rappresentate, diciamo, la parte di Passo Treia. Diciamo che la società è venuta fuori da una fusione di circa del 2000 fra la vecchia Aurora Passo Treia e la Treiese, quindi è una fusione di due squadre, però allo stato attuale è più identificata in Passo Treia, vuoi per seguito di tifosi, vuoi per proprio società, vuoi per numero dei giocatori che ne fanno parte, che poi tra l'altro sono tutti locali, quindi certo, è più identificata in Passo Treia in effetti. Si giocava dalla fusione metà campionato sopra e metà campionato giù a Passo Treia. Il campionato di prima categoria l'abbiamo vinto a Passo di Treia. Abbiamo avuto le promesse perché quel campo ci fosse allargato per poter disputare campionati di promozione, dove con le misure naturalmente non eravamo in regola, però passato un anno e mezzo il campo sta sempre in quella posizione, insomma. Con Vincenzo torniamo a parlare del campionato di terza categoria. Tu, Vincenzo, hai alle spalle una storia lunghissima di allenatore dagli alti livelli fino a... Come stai vivendo questo campionato di terza categoria e che valutazione ne dai? Perché mi pare che qui ci stanno squadre attrezzate. Settimana scorsa abbiamo avuto ospiti gli amici dell'USA Santa Caterina, è una bellissima squadra, ti rassegno, sappiamo che è una bella squadra, voi altrettanto. Che collocazione dai a questo campionato di terza categoria? Allora, le prime 5-6 squadre sono buone, sono quasi squadre di seconda categoria. Le altre, senza nulla togliere agli altri, per carità, perché poi magari ci vai a giocare e ci sbatti il muso, però magari, ecco, dopo il quinto, sesto posto cominci, il livello si comincia ad abbassare, comincia a trovare la vera terza categoria. Esatto, ci sta la vera terza categoria, però ogni domenica, anche qua, ogni sabato non c'è niente da scontato, soprattutto se si incontrano le prime 5-6 squadre, è sempre una bella battaglia, quindi il livello è abbastanza alto dalla metà classifica in su, tanto per essere chiari. Certo, tu hai vissuto, ti ripeto, anche campionati molto molto importanti. Pensi che questa terza categoria sta crescendo? Io ho la sensazione, sentendo parlare voi, vedendo qualche partita, sentendo in giro, mi pare che non è prima, diciamo la verità, la terza categoria era vissuta come a livello quasi amatoriale, insomma, fino a qualche anno fa, uno che non poteva, ormai 35enne, quarantenne, qualche amico fa la squadra, gioca in terza categoria. E adesso ci stanno le squadre di terza categoria ben organizzate, anche a livello di strutture, a livello di attrezzature, di abbigliamento, cioè comincia a essere una cosa seria, mi pare. Sì, sembrerà strano, ma è così, nel senso che
Io l'anno scorso pure ho fatto questo girone qua con Fermo e ero andato più per amicizia che per altro, stavo lì. Poi quando vai a giocare, terza categoria, ma trovi squadre che sono comunque da un punto di vista tattico discrete, da un punto di vista fisico pure corrono tutte. Certo, l'aspetto tecnico lì c'è poco da fare, non è che sia molto elevato in alcune squadre. Quest'anno lo stesso, per cui è una terza categoria, sì, ma comunque di valore. Di valore perché? Perché così come a livello internazionale non ci stanno più squadre materasso, la tattica l'hanno imparata tutti. Certo. L'aspetto atletico più o meno lo fanno tutti. L'aggressività, la grinta ce la mettono tutti, già questa ce l'avevano troppa di loro per cui il livello non è male per quello che è la categoria. Senti, per chi ci segue, chi c'hai qualche giocatore che è con te, che magari è più conosciuto nell'ambiente, che magari ha deciso di, per questioni di cittadine, di vivibili, di lavoro, di scegliere la terza categoria e venire con te a San Giorgio? L'ultimo arrivato ha fatto una sola partita con noi, Ripa, Francesco Ripa, il portiere, 74, ha giocato in Serie B con la Regina e con il Cosenza. È di Porto San Giorgio, è del 74, quindi quando c'ha 38 anni, è ancora fisico integro, secondo me avrebbe, no, si vede tranquillamente, avrebbe potuto barare ancora tra i professionisti, però è di Porto San Giorgio, ha sposato un progetto con la società in prospettiva per il settore giovanile, come allenatore e compagnia. Io gli farò da chioccia anche a lui, perché comunque sta cominciando adesso. Ormai diversi giocatori che ho allenato fanno gli allenatori, mi sa che mi sono invecchiato. Ma non lo so, questa è una tua opinione, no? Non vorrei scendere in dettagli, però no, scherziamo. Era una battuta. Poi probabilmente conoscerai Iommi, Gianmaria, centravanti, sì, 1,90. Poi c'è Eros Vergari, ex, ha giocato anche Grottammare in Serie D. E poi quindi c'hai qualche ragazzo, sì, interessante. Arpino, Nicola Scafa, il capitano, terzino sinistro. No, ma complessivamente... Ex Petrito di Servigliano. Esatto, bravo. No, la squadra è buona, per quella che è la categoria è buona. Però c'è l'USA, c'è il tiro a segno, c'è appunto, Fermo. Appunto, c'è da combattere, corta, c'è da combattere. Ok, Domenico. La prossima, il Montalto va in Ascoli, al Città di Ascoli contro il Ciabino, su un sintetico di prima generazione che non è propriamente straordinario, ma insomma quello è. Come si sta organizzando questo Montalto per la trasferta scolana? Beh, il Città di Ascoli è un gambo che raramente ci ha portato bene, sono più le sconfitte che i risultati positivi. Comunque il campo è quello, giustamente magari squadre come la nostra, abituata sul campo in erba naturale, trova più difficoltà magari quando va a affrontare una squadra su un sintetico, che succede raramente, quindi... Poi quello oltretutto è di prima generazione ed è anche abbastanza... Insomma. Sì, beh, usurato, perché penso che se ne faccia un uso e abuso di quel campo... Comunque. Quello è in movimento, penso 20 ore su 24 al giorno, credo che sia calpestato, è una cosa allucinante. Ma penso che tutti i campi in sintetico siano super usati, perché anche vedo qui a Fermo il campo lì al Complesso Olimpia... E abito lì sopra, vedo le luci fino alle 11 di sera, certo. E quindi tutti i campi sintetici verranno utilizzati al massimo. Comunque, tornando alla partita nostra, certo, andremo ad Ascoli con l'intento di portar via qualche punto. Il Ciabino ci precede di 4 punti in classifica. Cercheremo almeno di mantenere le distanze, di non perdere il treno. Adesso noi siamo al quart'ultimo posto con a 8 punti, le altre a 12 punti, quindi rimanere agganciati al treno dei 12 punti. Certo, di mantenere... come vi mancheranno dei ragazzi per la prossima? Ci avete squalificati qualcosa? Beh, adesso non ho a memoria le diffide, no, espulsioni non abbiamo avuto, abbiamo avuto questi due infortuni dopo 20 minuti, quindi non so se... sono recuperabili? Non so se sono recuperabili, perché venivano già da un infortunio, forse sono stati recuperati per la partita di sabato scorso, poi hanno avuto una ricaduta quindi poi la punta è sicuramente assente, perché aveva due giornate di squalifica, Ciotti, e gli altri penso che siano tutti a disposizione.
Ok, quindi il Montalto cerca di andare a fare risultato, insomma, in qualche maniera a muovere la classifica ad Ascoli contro il Ciabino. Sì. Cosa che è lecito attendersi anche dal Porto Potenza, no? Voi siete attesi dalla trasferta del Sirolo Numana, che nell'ultima di campionato è una delle squadre che forse ha fatto il risultato più eclatante, andando a vincere a Monterocco contro il Monticelli, e non è facile, ve lo posso assicurare perché lo conosco anch'io. Quindi il Monticelli è una squadra tosta, soprattutto sul suo campo è durissima, per sì. Cui Sirolo credo che abbia fatto un'impresa. Dove dovremmo andare, tra l'altro? Quindi è tutto in dire. No, andremo a Sirolo logicamente per non perdere, anche se ci mancherà il giocatore fondamentale come Nerpidi, avendo preso due giornate, certo, e Tidei, che per noi è lo stesso, è fondamentale, ex Civitanovese, quindi due pedine fondamentali per il nostro scacchiere, però ce la giocheremo con tutti, quindi non c'è problema. Ve l'aspettavate il Sirolo in questa posizione di classifica dopo queste giornate di campionato, dopo 10 giornate? Ma io personalmente sì, perché ha cambiato poco. E poi, conoscendo l'allenatore, che è un mio compaesano, bravissimo tra l'altro, sì, sicuramente sì. Quindi sta facendo il suo, non è? Per, sì. per te non è assolutamente una sorpresa? Secondo me no, anche perché ha cambiato poco, e c'ha anche giocatori molto bravi tipo Mossotti, Marabini, quindi giocatori anche di categoria. E quindi, voi sì. A parte Nerpidi però sarete... Sì, a parte Nerpidi, a parte Tidei, sì, abbiamo qualche diffida, però saremo sì, quasi al completo. L'Aurora ci avrà un mezzo derby, insomma, tanto siete lì a due passi, a Casette Verdini, contro la squadra dell'amico Pasquali, che è uno degli ospiti nostri più affezionati, che ci viene a trovare spesso, e anzi approfitto dell'occasione anche per salutarlo. Casette Verdini neopromossa, sta giustamente incontrando le difficoltà di una promozione in... appunto nel campionato di promozione, però ecco, voi ormai da capolista non vi potete tirare indietro, anche se si tratta di una trasferta, però dovete andare a fare risultato, no? Sicuramente ritroverò anche l'amico Ruffini, che ha iniziato con noi a allenare, quindi le prime esperienze le abbiamo fatte insieme, però a parte i sentimentalismi sarà comunque una partita difficile, perché loro all'inizio erano dati come una squadra che poteva fare bene, con acquisti anche importanti per la categoria, Andrea, Romagnoli, Verdolini, insomma, quindi è un buon organico, sicuramente trovano problemi di adattamento alla categoria, però sarà una partita difficile, perché poi quando giochi contro squadre che hanno bisogno di fare punti in casa, insomma, anche se finora noi in trasferta abbiamo fatto buone partite, molto bene, certo. Sì. Prima con Alessandro abbiamo accennato un attimo fa al discorso del Porto Recanati. Tu che idea ti sei fatto il Porto Recanati? Perché fino a questo punto, adesso voi l'avete scavalcato in classifica, però ha dato l'impressione di essere veramente una squadra che gioca bene al calcio. È una squadra giovane, sì, però ci sono giocatori importanti, quindi è vero, gioca benissimo, lo giocava già bene l'anno scorso. Sicuramente per fare bene come sta facendo adesso gli mancava il finalizzatore, l'hanno trovato in Pantone, forse è meglio non si poteva trovare, certo. In questo momento però ce l'hanno, però fuori, ce l'hanno fuori, quindi forse un po' ne potrebbero risentire, insomma, di questo. Da voi due che vivete il campionato di promozione, vorrei una valutazione su questo primo inizio di campionato, sulle favorite indicate in estate, insomma, tutti facevano i nomi del Trodica, della Viss Macerata, del Monte Giorgio, della Folgore. Qualcuno sta mantenendo, qualcuno un po' meno. Da voi due vorrei, ecco, non dico un pronostico, però ecco una valutazione su queste formazioni che erano molto indicate all'inizio della stagione. Alessandro. Ma io vedo ancora il Trodica come favorito, secondo me, senza nulla togliere all'Aurora Andrea. Però noi l'abbiamo incontrata sabato e secondo me non abbiamo demeritato, però loro sono veramente una grossa squadra, con giocatori del calibro di Polinesi, Ricchi in porta, che c'ha un lusso averlo in questa categoria, ecco. Poi posso Monteneri, Cento, cioè sì, posso sì. Andare avanti fino... Ma secondo te perché non riesce ad ingranare? Ma secondo me non lo so, sicuramente non lo so, però il precedente allenatore che noi abbiamo avuto a Pensano da noi ha fatto molto bene, perché siamo arrivati anche a una finale playoff, quindi, ma dopo i fattori possono essere tanti, anche l'ambientamento di alcuni giocatori, anche la categoria, perché sicuramente certo, no. Che comunque leggendo la formazione
da paura. Ma poi... la formazione secondo me è da eccellenza, un'eccellenza la può fare tranquillamente, se non a vincere pure almeno a metà classifica. Fare una bella figura sicuro. E forse però hanno trovato grosse difficoltà in questo campionato, anche perché secondo me è diviso in due tronconi. Infatti tra la zona play-out, la zona play-off c'è parecchi punti. Rossano, per te? Io finora, al di là del Porto Recanati di cui abbiamo detto, del gioco, è una squadra che sicuramente sarà favorita fino alla fine, ha fatto un'ottima impressione il Monte Giorgio, perché comunque sta facendo punti, e poi ecco, una squadra che davanti ha giocatori che secondo me nessuna altra squadra può mettere. Non ho visto ancora il Folgore Falerone, però come organico anche lì, dovremmo trovare una formazione che poi è nelle immediate vicinanze nostre, certo, quindi è possibile che venga fuori, insomma. Ci potrebbe essere un arrivo in volata a questo campionato, perché mi pare che si sta compattando. Mancando il pagliare della situazione, sicuramente ci sarà un arrivo con più squadre nella zona che conta, insomma. Certo. Ok signori, abbiamo fatto una chiacchierata, chiamiamola così, sui campionati di promozione. Prima abbiamo saltato la seconda, stasera ma abbiamo parlato di terza categoria con la San Giorgese. Prima di chiudere vi ricordo naturalmente che siamo visibili, oltre che sul nostro sito quelliche.net, sul canale 111 di TVRS, TVRS Marche, il mercoledì sera alle 22.30 e poi il giovedì in replica alle 13.30 e alle 18.00. Ringrazio chi ci ha ospitato, cioè l'Hotel San Paolo qui a Piana di Monte Giorgio, che ringraziamo sentitamente per l'ospitalità che ci dà per registrare ogni puntata, naturalmente gli sponsor che vedete alle nostre spalle, che ci faranno compagnia fino alla fine del campionato, e ringrazio naturalmente i graditi ospiti che sono venuti a trovarci questa sera. Abbiamo avuto Vincenzo Mora, allenatore della nuova San Giorgese, terza categoria Gironelli. Buonasera a tutti, grazie. Domenico Gobbi, dirigente del Montalto, prima categoria Girone D. Buonasera a tutti, grazie dell'ospitalità. Alessandro Andolfi, direttore sportivo del Porto Potenza, promozione Girone B. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. E Rossano Tartari, anch'esso direttore sportivo ma dell'Aurora Treia, capolista del campionato di promozione Girone B. Grazie, buonasera a tutti. Per quanto mi riguarda, come dico sempre, se non vi abbiamo particolarmente annoiato, tra 7 giorni siamo sempre qua. Ciao a tutti.